Salve a tutti, siamo qui sulla pagina della biblioteca per la rubrica In due minuti e io sono Matteo. Oggi vi parlerò del libro Reti commerciali e traffici globali in età moderna di Maria Fusaro. Il libro tratta principalmente dell'analisi dei commerci e dei suoi sviluppi in Europa nell'età moderna e anche i riscontri che esso ha avuto dal punto di vista sociale, politico, ma anche economico. Uno degli argomenti più trattati nel libro è sicuramente il commercio di lunga distanza. Commerci di lunga distanza che in età moderna e più precisamente fra 400 e 500 ebbero un grande sviluppo, anche grazie alla ripresa della vita urbana. Questo sviluppo si ebbe proprio grazie alle varie tecnologie che erano arrivate in Europa in questi secoli. Tecnologie che principalmente erano state sviluppate in Asia, ma che questi paesi purtroppo non riuscirono ad adoperare al meglio. Tutta l'Europa riuscì ad accumulare capitali che poi nel futuro prossimo le permisero di governare l'economia, ma anche la politica globale. Il libro è diviso per mari, perché l'autrice pensa che erano proprio essi che in questo periodo riuscivano a far circolare le informazioni e le merci in tutto il mondo e quindi lo collegavano. I vari mari sono Mediterraneo, Oceano Atlantico e Oceano Indiano. E i luoghi principali in cui in questi anni, in quelli passati, ma anche in quelli futuri, si aveva il principale scambio di informazioni. E la conclusione dell'autrice si ha parlando di globalizzazione o protoglobalizzazione. Ho scelto principalmente questo libro perché dovevo parlare nella tesi e quindi l'avevo già letto, ma in sostanza in realtà è anche molto utile per capire un po' il funzionamento non solo della società europea e dei commerci, ma anche per avere un quadro generale del mondo e di come funzionava al tempo.